Metà della popolazione mondiale vive sotto governi che praticano la tortura. Un terzo dei rifugiati nel mondo ha subito torture. L'Europa ospita attualmente circa 400.000 vittime di tortura. Ogni anno si stima che raggiungano l'Europa 16.000 richiedenti asilo che fuggono da paesi dove hanno subito esperienza di tortura. Augusto Boal, creatore e regista del teatro dell'oppresso, scrisse in uno dei suoi libri: «Chiunque può fare teatro, anche gli attori, e ovunque si può fare teatro, anche nei teatri». Dal 1996 il Consiglio Italiano Rifugiati mantiene forte un impegno di accoglienza e cura per le vittime di tortura, attraverso progetti che prevedono un'assistenza legale, sociale, medica e psicologica. Un aspetto particolarmente qualificante dei progetti è la gestione di laboratori di riabilitazione psicosociale, che costituiscono un importante percorso terapeutico, soprattutto nella prima fase di integrazione del richiedente asilo sopravvissuto a tortura. Negli anni sono stati realizzati laboratori di tessitura, restauro mobili antichi, batik, musica e teatro. Oggi entriamo nel laboratorio di teatro che in questi anni ha portato sul palco gli attori di una storia difficile da immaginare, vivere, ricordare. Una storia che viene raccontata attraverso le loro voci e i loro corpi. Per rompere il complotto del silenzio e invisibilità che da sempre circonda la tortura. Per far essere testimoni le persone che la tortura ha cercato di piegare a vittime. Per ridare loro voce e legittimità. Niente male. Buongiorno a voi. Ho avuto un moto di lacrime quando lo straordinario solista ha raccontato la sua esperienza con questo straordinario talento narrativo degli africani che hanno ancora una cultura. Era un momento di teatro sconvolgente. Questi registi, questo laboratorio ha coniugato, è un'operazione di cui abbiamo un bisogno vitale, ha coniugato teatro civile e teatro rituale. È una poderosa indicazione di linguaggio e di contenuto. La tortura è una storia vecchia quando l'uomo... Ci abbiamo messo milioni di anni
per riuscire a raggiungere una civiltà di rapporti anche fra nemici, anche fra avversari. E tutto questo viene annullato in un attimo. Ho imparato a scuola, leggendo il nostro maggiore grande scrittore italiano che si chiama Manzoni, che ha scritto un romanzo, I Promessi Sposi, però in fondo ai Promessi Sposi ci ha messo poche pagine, Storia della colonna infame, dove c'è il risultato che si ottiene torturando delle persone, fino al punto di far dire a una di queste persone, perché la tortura finisca, ditemi cosa volete che io vi dica. Quindi la tortura non è mai una strada per la verità o per qualsiasi altra cosa. La tortura è sempre una via per la menzogna attraverso l'avvilimento totale dell'individuo torturato. È l'espressione peggiore dell'uomo. So quanto voi lo sappiate, quanto è grande quello che state facendo. Quello che avete fatto è veramente di eccezionale valore. Io credo che quello che voi avete fatto dovrebbe essere visto da tutti, soprattutto in questo momento, soprattutto nel nostro paese.